tutti, bentornati in un nuovo video qui su Late Movies e in questo video andiamo a parlare di The Fly, la mosca, film del 1986 di David Cronenberg. Questo sarà un video che per molti di voi potrà essere molto interessante perché andrò a snocciolare molte curiosità di questo film che pochi sanno. Credo che questo sia uno dei film che abbia più curiosità, proprio veramente curiose di... Non dico ogni altro perché non è che conosco tutta la filmografia della storia, però è uno di quei film che ogni anno ne esce una nuova molto interessante, no? Di recente, ad esempio, ho scoperto una scena atroce tagliata che non è quella che molti già non è una delle due che molti già conoscono, poi andremo anche a snocciolare anche quelle che sono quella del gatto babbuino fuso insieme che poi uccide Mazzate, o il fatto che poi si strappa una zampa che gli esce dal costato a morsi. Quelle sono scene che già si sanno, perché comunque ci sono anche su YouTube, dopo andiamo a vedere anche quelle, ma ne ho scoperta una terza di recente che è veramente atroce. Non so se vi ricordate il finale, quando lui vomita addosso al cattivo di turno, che poi in realtà è stronzo, ma non è proprio cattivo, gli vomita sul piede, no? Poi gli sta per vomitare in faccia e lei lo ferma. E nella scena tagliata... Lui stacca proprio il piede, si alza in piedi, tira fuori da sotto il mento il classico tubo delle mosche e comincia pian pianino a mangiarselo. No? Scena atroce, veramente. Fu girata tra l'altro quella scena e l'ho trovata. Quindi poi ve la metto, ve le metto tutte e tre in fondo poi, quindi vi avviso prima, se non avete stomaci forti non le guardate, quindi ve le ho già descritte, ma adesso poi andremo a snocciolare un attimo anche per capire perché sono state tagliate. Sapete che io sono uno che è piuttosto contrario alle director's cut, perché molte volte, diciamo proprio la maggior parte delle volte, le scene vengono tagliate per un motivo ben preciso, che non è solo la produzione che dice che il film deve essere più corto, molte volte succede anche quello, ma altre volte, quasi la maggior parte delle volte, proprio quelle scene non si incastrano nel ritmo del film o nelle motivazioni anche dei personaggi. E qui ci sarà un caso, adesso andremo a vederlo. Allora, David Cronenberg nei primi anni 80 tira fuori questa idea di fare questo remake del film, L'esperimento del Dottor K del 58, no? Chiama un suo produttore, sceneggiatore di fiducia, adesso non mi ricordo il nome, l'ho letto su Wikipedia prima, ma scusate con la memoria sono un po' fottuto, andatevelo al massimo a vedere, tanto non penso che sia rilevante sapere qual è il suo nome, e... Fece stendere una prima stesura, cioè stendere la sceneggiatura, la presentò alla Fox e la Fox la bocciò totalmente, proprio brutalmente, no? Era molto 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 diversa poi da quello che è venuto fuori dal film che abbiamo visto adesso. C'era di mezzo una coppia, c'era di mezzo un imprenditore anche che aveva le mani sul progetto, tante cose che poi sono state cancellate via, no? La Fox l'ha proprio cancellato, l'ha proprio completamente bocciato. Allora hanno riscritto la sceneggiatura, ma la Fox non voleva dare i soldi per questo film, proprio non lo voleva fare, no? Allora Cronenberg ha chiesto alla Fox comunque di distribuirlo se avesse trovato i soldi da un'altra parte. E la Fox ha detto: va bene, se tu trovi i soldi, noi comunque te lo distribuiamo. Sapete chi gli ha dato i soldi? Quindi chi ha prodotto questo film, ma ha esplicitamente detto: mi raccomando, non mettete il mio nome perché non voglio poi che rischino di associare la mia filmografia, il mio nome a questo genere. Perché non è normalmente il mio genere, ma io credo comunque fortemente nel progetto. Ragazzi, La Mosca è un film di Mel Brooks. Cioè, veramente, è di Mel Brooks. E uno dice: ma è possibile, no? L'abbiamo visto sempre fare film comici, comunque commedia comici. È il motivo per cui non ha voluto essere accreditato come produttore. Perché praticamente le ho detto: se non vorrei che, siccome è che sono passati 50 anni, se lo facesse oggi, nessuno direbbe: ah, Mel Brooks è quello che ha, solo quello che ha fatto La Mosca. Parliamo però di quasi 40 anni fa, quindi diciamo che lui era ancora nel pieno della sua filmografia, no? E allora a quel punto ho detto: non mettete però il mio nome, io per i soldi vi li do perché io credo molto nel progetto. Ha messo tanto mano alla sceneggiatura Mel Brooks, ha tolto praticamente, ha fatto togliere, tra l'altro aveva fatto anche licenziare lo sceneggiatore di Cronenberg, poi però ha avuto dei problemi e quindi lo ha riassunto un'altra volta. Insomma, iva uva uova, quella sceneggiatura è stata poi ridimensionata, ricambiata, rimescolata, eccetera, eccetera, no? Una parte molto difficile fu il casting, perché
la produzione, sia da parte di Mel Brooks che poi anche la Fox, volevano a tutti i costi attori noti, che ci fossero dentro attori noti, no? Erano stati presi, cioè, presi in considerazione per il ruolo Mel Gibson, addirittura Michael Keaton, eccetera, eccetera, ma David Cronenberg voleva un personaggio particolare a cui la gente potesse attaccarsi, ma senza vederci sotto, perché il problema qual è molto spesso? Che se tu prendi un attore famoso, no? Per quanto sia truccato, per quanto sia sotto, ci vedi sempre lui perché lo conosci. Se invece tu prendi un personaggio che è un attore che all'epoca non era conosciuto, infatti Jeffrey Goldblum fu lanciato proprio da questo film, no? Aveva già fatto prima altri film, altre piccole parti. Non mi ricordo se, mi pare che Le ragazze del Terra sono facili l'abbia fatto prima di questo, se mi ricordo se prima o dopo, perché forse qua è arrivato dopo, ma l'aveva fatto prima, vabbè, comunque se non mi ricordo. Comunque aveva già fatto delle piccole parti, ma non era un attore conosciutissimo, no? Cronenberg non voleva che la gente sotto comunque tutto il trucco, pesante make-up, cioè tutto quello venisse vanificato dal fatto di riuscire a vederci sempre la faccia sotto dell'attore noto, no? E quindi lui premeva per lo sconosciuto. Alla fine è diventato comunque carta bianca, lui ha preso Jeff Goldblum. E per la parte invece di lei, il problema fu che aveva anche lì, volevano prendere gente famosa, Linda Hamilton, perché aveva appena fatto Terminator 2 anni prima, e però rimase inorridita dalla scena del parto della larva, e quindi disse no, 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 no. Vennero prese in considerazione Laura Dern, venne presa in considerazione anche Jennifer Jason Leigh, tutte quante rifiutarono. Alla fine Jeff Goldblum stesso, che era fidanzato con Gina Davis, propose la sua ragazza e disse: ma se facciamo recitare lei? Erano restii perché non volevano lavorare con una coppia reale sul set. Poi però quando lei fece il provino ne rimasero entusiasti e la presero subito al volo, no? Qui diciamo che ci fu un po' di casino, un po' di maretta per il casting di questo film, ma alla fine poi andò in porto, la scelta fu felice e lanciò proprio nell'Olimpo di Hollywood sia Jeff Goldblum che anche Gina Davis. Ora, la prima stesura della sceneggiatura vedeva un Jeff Goldblum, quindi un Brandon Sett, che si sarebbe dovuto proprio trasformare in una mosca gigante, ok? Però Cronenberg non voleva questa cosa qui perché lo vedeva abbastanza stereotipato e un po' come nel Lupo Mannaro Americano Londra. Loro volevano fare una cosa un po' così, no? Un po' in quel modo, con quel tipo di trasformazione. Però lui ebbe questa idea perché non facciamo una cosa, visto che comunque all'epoca c'era l'AIDS che stava comunque prendendo tanto piede, era una malattia molto temibile, temuta all'epoca, no? Che comunque per il fatto che ti attacca poi altri, basandosi sul sistema immunitario, viene attaccato da altre malattie, quindi possono venire buboni, pustole, tutto quello che è, tumori, bla bla bla. Aveva questa idea di portarla, proprio questa idea dell'AIDS dentro e fare questo tipo di parallelismo, anche se poi lui l'ha sempre negato. Però, cioè, non è che l'ha negato, ha sempre detto, cioè non ha mai confermato, ecco, però non ha neanche mai detto praticamente no, no, quindi non ho mai pensato all'AIDS, no? È stato infatti molto costato all'AIDS questo suo decadimento proprio, e funzionò anche proprio per quello, perché comunque faceva leva su una paura della gente che all'epoca era reale, tangibile, no? Per questa malattia così terribile e praticamente anche imbattibile. E quindi pensò a diciamo, questo cambiamento progressivo in cui non diventava una mosca vera e propria, ma rimaneva un ibrido per una fusione genetico-molecolare, no? Quindi una cosa comunque anche molto futuristica, fantascientifica, non solo orrorifica per l'epoca. Il finale era completamente diverso, lui avrebbe dovuto praticamente dava fuoco a tutto il laboratorio e divampava nelle fiamme anche lui, dando fuoco anche a se stesso, no? Però lì intervenne il produttore, disse: allora è una cosa un po' stereotipata e anche un controsenso, perché ad Hollywood questi scienziati ogni volta che falliscono un esperimento danno la colpa alla scienza, distruggono tutto il laboratorio, no? Come se quello servisse. Nella realtà di tutti i giorni la scienza è pericolosa, un'automobile fa un sacco di morti, no? L'utilizzo dell'automobile quanti morti fa? Un aeroplano che può cadere può fare un sacco di morti. Quindi è paradossale che lo scienziato in sé, che sa perfettamente che la scienza di base è pericolosa, vada poi a prendersela con la scienza stessa, quindi col suo laboratorio, no? E quindi non volevano cadere in questo stereotipo, infatti poi il finale fu diverso. Tanto ne furono girati diversi di finali dove
lei, dopo che uccide Brundle, Seth Brundle, ha degli incubi, gli incubi, mezzi incubi, mezzi sogni, dove sogna sto figlio che comunque le cresce, esce con le ali da farfalla, bla bla bla, no? Dove poi invece c'è, si sveglia a fianco allo stronzo, che non aveva molto senso, quindi hanno fatto bene comunque a tagliarlo, dove avevano fatto la pace, e lui le rassicurava che quello sarebbe stato il loro figlio e non il figlio di Brundle, no? E poi però pensò Cronenberg che alla fin, di fa, fin della fiera nessuno frega niente della sorte di due sopravvissuti, quindi il film lo possiamo anche chiudere così, così fu, e così, e fecero bene tra l'altro secondo me. E nella prima stesura del film vennero pensate e poi anche girate alcune scene che vennero poi tagliate dal film, no? Una che fu pensata e mai girata è quella di quando lui, già quasi mosca, prima di andare a fermare lei che vuole abortire, no? Si imbatte in una donna, non mi ricordo se una senza tetto o meno, comunque una donna, di notte, le vomita addosso tutto quanto e praticamente se la divora lì sul posto, no? Quella scena fu pensata ma non fu girata, perché ritenuta probabilmente inutile, e anche perché più violento lo rendevano, meno la gente poi l'avrebbe ritenuto patetico sul finale, ed è anche il motivo per cui hanno tagliato poi la scena in cui lui, ormai già anche lì quasi mosca, cerca di fare esperimenti per vedere come invertire il processo e prende il babbuino, quello che abbiamo visto, che poi infatti a un certo punto sparisce, non lo vediamo più, il secondo babbuino che gli era rimasto, prende e cerca di fonderlo insieme al gatto per vedere che cosa succede. Ne esce un ibrido mostruoso che lo attacca e lo uccide con la mazza, no? lo prende a sprangate e lo uccide. Tagliarono quella scena perché il produttore disse una cosa, secondo me, vera, che non importa che sia un mostro, se tu uccidi un animale a sprangate, tutto quello che fai dopo la gente non te lo giustifica più. Cioè non entra più in empatia con te, perché ti vede comunque come un mostro a prescindere, non più fisico ma anche proprio interiore, no? Cioè era proprio una scena che avrebbe rovinato la pateticità del personaggio. Quindi hanno deciso di tagliarla via. Hanno poi deciso di tagliare via anche l'altra scena, quella in cui lui cade dal tetto mentre cerca di... È sempre quella notte lì dove si sarebbe dovuto divorare la donna per strada, no? Lui sale sul tetto per vedere lei dove va, per controllare lei dove va, perché sta andando appunto in macchina con Statis Boran ad abortire, e lui scivola, cade da sto tetto, e quando arriva giù prende un colpo praticamente sul fianco, e da lì pian pianino gli esce una semizampa da mosca dal costato, no? E lui per disperazione se la sacca morsi. Ora non so perché hanno tagliato quella scena, ma credo per il fatto che so che molta gente aveva vomitato già per tutto il film e quando hanno fatto il primo screen, e quindi probabilmente hanno deciso di togliere quelle scene veramente troppo oltre, tra cui anche quella finale che a fine il video ve la metto, dandovi appunto disclaimer: non guardatele se siete di stomaci deboli. Che dire del film in sé? Per me è un capolavoro, uno dei capostipiti del body horror, no? Che lanciò proprio il genere. Attori fenomenali, perché comunque per me Jeff Goldblum è sempre stato un attore fenomenale. So che adesso tiene una scuola alle sue parti, sarebbe una figata averlo come insegnante. Per me è film stupendo, con che dietro ha veramente tante sottotematiche. Cioè il decadimento fisico è comunque una metafora della malattia, della persona, anche nel suo essere patetico, nel suo essere solo, perché di base lui è solo, tipo non ho niente da fare, cosa faccio? Proviamo a fare un teletrasporto. Cioè, perché infatti poi tra l'altro non è un super scienziato, è più un Einstein di giorni nostri, no? Perché lui lo ammette tranquillamente, dice: io non ho fatto niente, ho semplicemente ordinato i pezzi qui e là, li ho fatti assemblare, ho avuto st'idea, no? Non è il classico scienziato pazzo, quindi anche questa qui è una cosa un po' che porta un personaggio patetico a essere comunque solo nella sua solitudine di qua di là, e fa capire cosa questo tipo di vita ti potrebbe portare, un decadimento proprio fisico, no?
hanno poi questo decadimento comunque fisico. Ci sono tante sottotematiche, cioè tante tematiche che si possono agganciare a questo film, ed è il motivo per cui l'ho trovato veramente stupendo, ed è un film che non invecchierà mai sotto questo punto di vista. Gli effetti speciali un pochino, chiaramente, sentono il tempo, ma neanche troppo, secondo me, perché poi utilizzarono delle tecniche anche geniali. Mi ricordo quando si vedono le gambe che vanno all'indietro, che si spezzano proprio in due perché fanno poi proprio la classica, diciamo, zampa da insetto, no? E tra l'altro usarono un metodo geniale perché le mandarono avanti, cioè filmarono la scena in avanti perché il carrello non poteva andare indietro e poi la mandarono indietro. Una cosa fenomenale, insomma, comunque colpi di genio che io apprezzerò sempre nel cinema, queste cose qua. Film per, secondo me, meraviglioso che nella cineteca di chiunque ci deve essere, perché è un film che va visto, lo so, non è facile vederlo perché è per stomaci forti, vi dico ancora oggi, quando vedo il cinema lui vomita. Tanto curiosità, so come si fa quel vomito, quel tipo di vomito, come lo fa, so come si fa, c'è proprio una ricetta, è ovviamente roba commestibile, c'è proprio una ricetta, e io sto male ancora oggi a vedere quelle scene lì, quindi mi rendo conto che non è un film facile da digerire, tanto per stare in tema culinario, no? Però va visto, cioè io sapete che io ho sempre detto che non sono un patito del genere horror, però alcuni film non li puoi mancare. Tra l'altro all'epoca uscì che io avevo 13 anni, non potevi vederlo al cinema perché c'era il divieto a 14, che adesso mi sa che non esiste anche più come divieto, non ho mai capito che senso avesse. Okay. Capisco 18 perché è il limite di legge della maggiorità, ma 14. Cioè io a 13 anni non potrei vedere un film che vedo a 14, vabbè. Comunque c'era quel limite, non potevi vederlo al cinema, e tra l'altro fu proprio con questo film che io diventai spoiler free. Chuck, la rivista Chuck all'epoca, mise proprio in copertina, proprio sulla prima pagina, la trasformazione finale. Quindi avevano già spoilerato la sua forma finale e bastava andare in edicola, lo vedi lì, Chuck, no? Io quindi sono sempre stato spoiler free perché quando sono cresciuto io, che non potevo andare al cinema e un film era famoso e noto, secondo me poi potevano passare anche 1 o 2 anni prima che lo vedessi in televisione, e a scuola l'avevano magari già visto tutti al cinema. E se lo raccontavano, tu eri in mezzo, quindi comunque sarei spoilerato già qualsiasi cosa, no? Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso vi lascio le 3 scene tagliate, veramente agghiaccianti. Se non le avete mai viste, soprattutto l'ultima, se non le avete mai viste, non le guardate perché, cioè, se non le avete mai viste e siete sensibili, non le guardate perché potrebbero rimanervi nello stomaco a lungo tempo, ve lo dico, eh. Quindi per questo video è tutto, vi lascio a queste 3 meravigliose scene che non vi faranno dormire questa notte, e ci sentiamo al prossimo video. Fatemi sapere con un like e con un commento se il video vi è piaciuto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!
Thank you.